Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al campo e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti». Sorelle e fratelli carissimi, ci troviamo all'interno del terzo dei 5 discorsi nei quali l'Evangelista Matteo organizza il suo Vangelo, il discorso in parabole. In questo capitolo 13 del suo Vangelo, Matteo raccoglie 7 parabole che Gesù ha raccontato. Una l'abbiamo ascoltata domenica scorsa, quello del seminatore che esce a seminare e trova 4 tipi di terreno differenti. Oggi ne abbiamo ascoltate addirittura 3, quella del buon grano e della zizzania, quella del granello di senape, quella del lievito attraverso il quale si fermenta la farina. Domenica prossima ascolteremo le altre 3. Sembra quasi che durante questa estate, attraverso il linguaggio nuovo delle parabole, Gesù voglia farci comprendere chi fino in fondo è Dio e chi fino in fondo siamo noi. Dio è un seminatore che semina abbondantemente su tutti i terreni la sua parola. Dio è colui che semina un seme buono, un seme bello.
Il nemico mette in mezzo al buon grano seminato da Dio la zizzania, un seme cattivo, un seme che fa male, che è velenoso, che è allucinogeno, che crea problemi a chi lo dovesse ingerire. Questa parabola ci fa riflettere su un argomento molto importante per la vita di ogni uomo e di ogni comunità: la contemporanea presenza del bene e del male. Tutti quanti noi vorremmo nella nostra vita personale, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità l'esclusiva presenza del bello, l'esclusiva presenza del bene. Nessuno di noi vorrebbe zizzania, nessuno di noi vorrebbe cattiveria, nessuno di noi vorrebbe il male. Dio, lo dice il libro della Genesi per ben 7 volte durante il racconto della creazione, fa solo ed esclusivamente cose buone, cose belle, cose molto buone e molto belle. Gesù, in un mondo pieno di cattiverie, porta il seme bello, il seme buono della parola. Però né il Signore nel momento della creazione, né Gesù nel momento della redenzione vogliono andare contro la libertà delle persone. In ciascuno di noi c'è la possibilità di scegliere e in alcuni momenti, forse a volte in tanti momenti, la nostra scelta non è per il bene, non è per il bello, ma è per il male, per ciò che ci fa male. E allora la domanda è: come mai? Ce lo dice la parabola. Perché all'inizio la zizzania sembra come il buon grano. All'inizio non si riconosce la differenza fra il seme bello e il seme cattivo. All'inizio tutto sembra uguale, ma poi, crescendo, vengono fuori le due realtà. Viene fuori il chicco bello e viene fuori la zizzania, il chicco brutto. Ma se non siamo stati attenti, se ci siamo addormentati, il nemico ha potuto seminare nel nostro cuore, nelle nostre comunità, nel mondo intero, il seme cattivo. Se non stiamo attenti, noi ci lasciamo andare in quello che ci sembra bene ma che non è. Ad esempio, non tutto è vero amore. Ci sono delle realtà che sembrano amore, ma non lo sono. All'inizio apparentemente tutto è uguale, ma poi non è così. Se noi ci lasciamo andare verso quello che sembra amore, ma è soltanto egoismo travestito, narcisismo travestito, poi arriveremo ad avere frutti cattivi. C'è una pietà vera, bella, che ha a cuore le persone dalla loro nascita alla loro fine naturale, che si prende cura di esse e si preoccupa. E c'è una pietà falsa che, pensando, dicendo di fare il bene, invece casomai mette fine alla vita delle persone, nel loro inizio, attraverso l'aborto, nella loro fine, attraverso l'eutanasia, lungo il corso dell'età, dimenticandosi di essi, dando loro degli stipendi da fame, non prendendosi cura della loro casa e del loro sostentamento. E potremmo fare questo ragionamento in ogni direzione della nostra esistenza, fra ciò che è veramente bello e buono e ciò che soltanto sembra bello e buono. L'attenzione deve essere massima. Noi dobbiamo tutelare la verità. Noi dobbiamo con pazienza permettere alla verità di emergere, perché solo così ne riconosceremo l'intrinseca bontà. Se vogliamo essere troppo frettolosi, non potremmo fare queste cose belle che il Signore ci chiede. In verità, la tentazione della fretta è sempre stata presente nel cuore dell'uomo, dai tempi di Gesù fino ad oggi. Ai tempi di Gesù, i farisei si chiamavano così perché si consideravano separati dalle altre persone. Loro solo erano i giusti, solo loro avevano compreso la legge.
tutti gli altri non avevano capito nulla, chi veniva dalle campagne, chi non aveva studiato la Torah, chi non conosceva fino in fondo i comandamenti di Dio, secondo loro non meritava di stare nel regno di Dio. Perciò loro si erano separati. Ma al tempo di Gesù c'erano anche gli esseni che pensavano di essere i figli della luce ed erano andati via da Gerusalemme perché la riconoscevano corrotta. Si erano trasferiti nelle grotte di Qumran e lì vivevano, isolati da tutto il resto dell'umanità, perché solo loro erano i figli della luce, gli altri erano i figli delle tenebre. E anche gli apostoli, quando incontrarono i samaritani che rifiutarono l'ingresso di Gesù nel loro villaggio, volevano sterminare quella popolazione, volevano far scendere il fuoco dal cielo perché li bruciasse. E anche nel corso dei secoli, nella storia della Chiesa, quante volte la fretta ha fatto fare degli errori. Persone messe sul rogo, persone giudicate in modo negativo, persone mandate in esilio o addirittura uccise. Gesù ci dice: non è così che funziona. Il grano buono e la zizzania devono crescere insieme fino alla fine. È solo alla fine che essi verranno separati. Davvero dobbiamo riconoscere la pazienza di Dio. A questo proposito vorrei leggervi un piccolo passaggio della predica, dell'omelia che fece Benedetto XVI quando diventò Papa, il 24 aprile del 2005. Egli disse così: «Non è il potere che redime, ma l'amore. Questo è il segno di Dio. Egli stesso è amore». Quante volte noi desidereremmo che Dio si mostrasse più forte, che Egli colpisse duramente, sconfiggesse il male e creasse un mondo migliore. Tutte le ideologie del potere si giustificano così. Giustificano la distruzione di ciò che si opporrebbe al progresso e alla liberazione dell'umanità. Noi soffriamo per la pazienza di Dio e non di meno abbiamo tutti bisogno della sua pazienza. Il Dio, che è diventato agnello, ci dice che il mondo viene salvato dal crocifisso e non dai crocifissori. Il mondo è redento dalla pazienza di Dio e distrutto dall'impazienza degli uomini. Cerchiamo di non far parte degli uomini e delle donne che hanno questa impazienza, fratelli e sorelle. Cerchiamo di stare dalla parte della pazienza di Dio, di cui tante volte usufruiamo, e diventiamo come i mietitori, come gli angeli che verranno a separare il buon seme dalla zizzania. Cioè facciamo in modo che il fuoco dello Spirito Santo, il fuoco dell'amore, l'unico fuoco che conosce Gesù, possa bruciare il negativo che è presente in ogni persona e in ogni comunità, possa bruciare i peccati, i pensieri cattivi, le parole non buone, le azioni non giuste che sono presenti in noi e nella comunità, non le persone, perché Gesù alle persone non ha puntato il dito, ha teso una mano. I peccatori non li ha scacciati, li ha accolti perché potessero convertirsi. Questo mandò in crisi, come sappiamo, lo stesso Giovanni Battista e tante altre persone, e può mandare in crisi anche noi, ma scegliamo la pazienza di Dio. E scegliamo nello stesso tempo anche ciò che ci dicono le altre due parabole, la piccolezza che il Signore fa sua e il nascondimento che il Signore fa suo. Il profeta Ezechiele, presentando il Messia e il regno di Dio che sarebbe venuto sulla terra, lo aveva paragonato al cedro, il re degli alberi, capace di raggiungere 110 metri di altezza. Gesù lo paragona al granello di senape, il più piccolo di tutti i semi, che però, in proporzione a come piccolo, fa un arbusto di 2 o 3 metri. E questo
granello di senape, proprio per la sua piccolezza e la sua leggerezza, diventa una pianta infestante, con il vento va da tutte le parti. Così deve essere il regno di Dio. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo infestare d'amore il mondo nel quale viviamo. Dobbiamo far giungere ovunque il lieto annuncio del Vangelo, la bella notizia che il Signore Gesù è venuto a portarci. E lo dobbiamo fare nel nascondimento, così come opera il lievito. Poco lievito all'interno di 3 misure di farina, che sono oltre 40 kg di farina, trasforma tutta questa massa in buonissimo pane. Così dobbiamo fare noi, nascondendoci, senza che nessuno quasi se ne accorga, vivendo come figli di Dio, come fratelli e sorelle in Cristo, facendo la volontà del Signore, facciamo lievitare, trasformiamo la famiglia, la comunità, il mondo, la società nella quale ci troviamo. E allora il buon seme sarà più abbondante, e allora il frutto del regno potrà essere ammirato da tutti, e tutti potranno capirne la verità, abbandonando ogni tipo di zizzania che è allucinogena, che è velenosa, che fa male, che sembra buon grano ma non lo è, alle nostre spalle. Sia questo l'impegno che ci prendiamo in questo periodo.